dolori per una strana sorte degli attori, anche se fanno un piccolo ruoletto, pretendono le lezioni a baronetto. Calcar le scene certo è nobile arte, ma anche il buon senso vuole la sua parte. Per ogni attore il sogno più inseguito è replicare col tutto esaurito. E poi pensar che un medico ed un ricercatore guadagnan molto meno di un primo attore. Guardo in strada la gente, a volte indifferente, e una domanda mi si affaccia in mente. Perché lo spettacolo deve continuare? A chi mai gliene può importare? Che senso ha fare il protagonista quando il pianto ti offusca la vista? Perché stare lì sempre a sbalordir, se poi li vorresti tutti maledir, solo perché un idiota ha sentenziato, lo spettacolo va sempre continuato. Perché lo spettacolo deve continuare, a chi mai gliene può importare? Che senso ha fare il protagonista quando il pianto ti offusca la vista? Perché stare lì sempre a sbalordir, se poi li vorresti tutti maledir, solo perché un idiota ha sentenziato, lo spettacolo va sempre continuato. E ditemi se un attore può mascherar sempre il suo dolore, di giorno, di notte, col caldo, col freddo, anche dopo la morte del suo amore. Allora tu vai disgraziato, lo sai che ti resta soltanto un bel pianto in privato, e se sei triste e stanco ti devi fermare, perché tu lo sai, non c'è altro da fare. Perché lo spettacolo deve continuare, a chi mai gliene può importare? Che senso ha fare il protagonista quando il pianto ti offusca la vista? Perché stare lì sempre a sbalordir, se poi li vorresti tutti maledir, solo perché un idiota ha sentenziato, lo spettacolo va sempre continuato.